Allora ragazzi, non ci crederete, ma ce l'abbiamo fatta, nel senso che sono riuscito a stare al telefono con Alessandro Di Battista, che è dall'altra parte. Allora Alessandro, sei in diretta sulla cosa, ci sono un sacco di persone che vi vogliono dire delle cose, parlare, cosa si respira? Mi sentite? Perfettamente Alessandro, perfettamente. Ragazzi, questa è una roba incredibile, ci saranno qui un paio di 2000 persone, siamo sotto al Colosseo, ci siamo io, Mallio, insomma un po' di parlamentari e di senatori, e siamo qui rispondendo alle domande delle persone che sono giustamente molto 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 arrabbiate. Da un lato stiamo calmandole chiaramente, perché qualcuno vuol fare anche degli atti secondo noi sbagliati, e poi però stiamo rispondendo alle domande di tutti quanti, come se fosse un'assemblea, un'agora sotto al Colosseo. Insomma, siamo riusciti a fare anche questo e sono delle belle soddisfazioni. Alessandro, c'è qualche domanda? Mi piacerebbe poter dare visibilità, nel senso audio, a qualcuna di queste domande dei cittadini. Li facciamo sentire in diretta con così, cioè se c'è qualcuno o hai captato una domanda che pensi sia interessante diffondere. Ci chiedevano che cosa possiamo fare da domani, innanzitutto, che cosa possiamo fare da domani, e niente, dobbiamo continuare su questa strada, combattere, e dicevamo alla gente che comunque guarda quello che si è riuscito a fare in un mese e mezzo in Parlamento. Come abbiamo detto alla gente questa frase, li abbiamo costretti a scoprirsi definitivamente, questa gentaglia dopo 19 anni di fidanzamento finalmente si è sposata definitivamente alla luce del sole, e questo è un risultato grande, perché ora stanno con le spalle al muro, hanno dimostrato quello che sono di fronte a tutti gli italiani, e gli italiani, tutti gli altri, anche coloro i quali fino ad oggi non hanno votato 5 Stelle, stanno capendo appunto quello che è la realtà del nostro sistema, cioè da una parte il popolo, i cittadini al di là di ciò che hanno votato, e dall'altra parte le oligarchie. Quindi stavamo rispondendo a queste domande. C'era anche un muratore che mi ha colpito molto, un giovane muratore disposto a stopparsi, a fare un presidio permanente rinunciando ai suoi 60 euro di esatto, area al giorno. E gli abbiamo detto che domani tante idee che stiamo ascoltando le portiamo in assemblea, perché dobbiamo dare continuità a questa meravigliosa manifestazione popolare cittadina. Dobbiamo fare delle altre cose sempre più grandi, sempre all'interno del circolo della legalità e della democrazia, perché noi siamo la legalità e la democrazia, noi, però dobbiamo fare cose sempre più importanti. Uno dei gridi più belli che ho ascoltato, nato spontaneo nella manifestazione di oggi, è stato senz'altro "fuori la mafia dallo Stato". Lì è stato un momento di pelle d'oca, devo dire la verità. Sì, bellissimo, è vero, lo Stato è stato occupato da questa nuova mafia, una mafia finanziaria, una mafia degli inciuci, una mafia delle oligarchie, che non è più la mafia della coppola, è una mafia molto ma molto più sottile, che era difficile, non era visibile, beh, è finalmente uscita fuori allo scoperto. Questo è un grande successo, questo lo devono capire tutte le persone che si stanno seguendo sulla cosa, questo è un grande, grande risultato. Alessandro, alla luce di quello che sta succedendo oggi, mi pare tu l'abbia detto, quanto potrebbero essere importanti per esempio le elezioni prossime del Consiglio Comunale a Roma, proprio del Sindaco a Roma e della Giunta? Fondamentali, perché non solo Roma ma anche il Friuli, vediamo come va stasera. Se riusciamo a prendere Roma, cioè a mettere i cittadini onesti all'interno del Campidoglio, tiriamo fuori le carte, cambiamo l'ATAC, cambiamo la CEA e davvero iniziamo a fare certi nomi importanti. Quindi il candidato sindaco Marcello Di Vito, stavo dicendo alla folla di sostenerlo tanto, di sostenere i meetup locali, adesso prendo il megafono e glielo insisto su questo che è fondamentale. Sono tutti step, tutti piccoli passi, San Pietrino dopo San Pietrino, dato che siamo a Roma, riusciamo davvero a organizzare, a strutturare qualcosa di importante. Certo, la bacchetta magica non ce l'abbiamo, però ce la faremo. Bene, io ovviamente non so come avvisare chi sta tenendo la telecamera in questo momento, perché stiamo riprendendo da un sito, da un portale. Cosa sta dicendo il ragazzo? Aspetta, voglio stare in silenzio un secondo per capire cosa dice col megafono. Sta proponendo dei cortei, delle manifestazioni da domani, non lo so bene. Dice di mobilitarci, è vero, sta dicendo questo, di mobilitarci tutti quanti, mobilitarci. Quello che sta venendo fuori dalla chat, Alessandro, ovviamente è qualcosa di incredibile, nel senso vedere così tanti eletti in Parlamento, quindi deputati e senatori, che stanno seduti su un muretto a parlare e dialogare tranquillamente con dei cittadini. È qualcosa che anche a voi ormai è diventato familiare, ma quanto vi cambia e quanto vi fa capire quanto state facendo in termini di rivoluzione pacifica? Chi è?
Si è girata anche la telecamera. Ha detto qualcosa che è andato via. Non lo so. Il ragazzo è venuto, ha detto una frase forse fuori luogo. Ma rischiano, non capiscono che devono stare attenti. E il nostro deputato è andato lì a calmare. Ecco, siamo, questo facciamo noi. Le idee antidemocratiche non stanno facendo altro che garantire la non violenza, la pace e la tranquillità anche in piazza. Ecco, a quanto pare, Alessandro, se ci puoi dare anche contezza di quello che sto per chiederti, a me sembra che la manifestazione si stia svolta assolutamente in maniera pacifica, ma anche ordinata, perché a quanto pare c'è Alemanno, che ha un dispaccio su Facebook, insomma, un suo commento, dove dice che questa manifestazione ha provocato gravi disagi per la città di Roma. Ci puoi confermare o smentire? Ma balla totale, eravamo in piazza Santissima Posta, eravamo tantissimi, Beppe non è riuscito a scendere, c'erano tanti giornalisti, poteva essere pericoloso perché era una piazza comunque anche questa piccola per quanti eravamo, per cui abbiamo preso appunto la decisione insieme all'autorità, non l'abbiamo presa da soli, insieme all'autorità, di organizzare una bellissima passeggiata su via dei Fori Imperiali, che è stato davvero una manifestazione da pelle d'oca. Siamo arrivati qui al Colosseo, dove stiamo continuando a parlare con la gente, cittadino dopo cittadino, li ascoltiamo fino a notte, fino a quando saranno qua ci saremo anche noi, per cui Alemanno tra un po' andrà a casa anche lui. E sono contento che tu l'abbia ricordato, perché poi noi abbiamo avuto anche Beppe, ovviamente, in onda, in diretta, che ci ha raccontato proprio di questo suggerimento che gli ha dato la Digos: non andare in piazza perché potrebbe essere un problema di ordine pubblico, e quindi Beppe poi tra l'altro era anche molto stanco, senza voce, quindi tutto sommato credo che sia stata la scelta giusta, anche perché poi questa è stata una manifestazione spontanea, nata, non organizzata, ma spontanea. Spontanea, meravigliosa, i cittadini si stanno mobilitando, è una roba pazzesca. Io non l'ho mai vista questa cosa, ho 34 anni e non l'ho mai visto tale partecipazione, ed è davvero un bello spettacolo. Cosa sta dicendo la ragazza a fianco con il megafono, che non si capisce? Non lo capisco neanche, aspetta. Non lo so. Dice che sta discutendo sul fatto che i politici siano le classi di privilegiati. Senti, una domanda, li avete visti i politici, quelli che ieri si sono arroccati e si sono votati Giorgio Napolitano come per il secondo mandato consecutivo? Ne avete visti in giro? Sono usciti allo scoperto? No. Non l'ho visto nessuno, probabilmente si staranno facendo qualche prosecchino in qualche attico del Pantheon, ma sono gli ultimi colpi di coda di animali morenti. Io vorrei chiedere, prima di lasciare Alessandro Di Battista, anche perché c'è un bel po' di rumore l'intorno, se c'è qualcuno in chat che vuol fare delle domande dirette a questa assemblea assolutamente rivoluzionaria e pacifica, dove eletti in Parlamento, deputati e senatori stanno dialogando con noi. Ecco, volevo una domanda. Allora, vediamo se c'è qualcuno che la posta. Questo è un appello che faccio alla chat in questo momento. C'è una cosa importante però che dovete capire: in un momento di crisi come questo, spesso viene creato ad hoc, perché sapete che la crisi. Appena me la dici, sì, sto aggiornando. Siccome ci sono tante persone, Alessandro, in questo momento stavano ancora rispondendo ai commenti su Alemanno, quindi la chat è un po' lenta, sto aspettando. E ti dico subito che sono tutti messaggi di grande orgoglio. Siamo orgogliosi di avervi votato. Matteo, chiedi per quanto riguarda l'articolo 84 della Costituzione. Ieri sera qualcuno diceva, ma io, insomma, mi sembra una cosa un po' sciocca, che il fatto che abbiano anticipato la rielezione del Presidente della Repubblica in realtà dovrebbe andare in conflitto, perché l'articolo 84 prevede che per essere eletto a Presidente della Repubblica tu non debba avere nessun'altra carica, neanche in corso. Quindi la vera possibilità, facoltà di essere eletto per Giorgio Napolitano sarebbe dovuta coincidere con le sue dimissioni. Io però tecnicamente questo articolo non lo conosco, ci vorrebbe un giurista, non credo neanche Alessandro sia... No, non lo so, questo articolo, non sono un costituzionalista, ma abbiamo degli ottimi giuristi tra di noi, 363, e costituzionisti che ci daranno una mano, e faremo il possibile, quindi qualora si potesse impugnare anche questa istanza lo faremo assolutamente, inizieremo a lavorare, a discuterne già da domani in assemblea, perché anche a me è arrivata tantissimi messaggi su questo punto. Sì, infatti appunto, allora attenderemo eventuali sviluppi, perché sarebbe grossa se dovessero davvero riscontrarsi dei motivi di ineleggibilità. Insomma, vabbè, che noi siamo abituati all'ineleggibilità infinita di Silvio Berlusconi ed è ancora lì, quindi vabbè. Alessandro Di Dimmi? Nell'assemblea, nell'agora di piazza, torno qui a parlare con la gente. Va bene. Saluto tutti gli amici della cosa, davvero una roba bella. Noi vi seguiamo ancora, un abbraccio, e di che ed è solo l'inizio. Oltre a quella piazza si stringono a tutti voi 13.500 persone in questo momento.
Ok, lo dirò adesso al megafono. Ecco, dillo che vi stiamo seguendo e siamo tutti lì con voi. Okay. Un grande abbraccio Alessandro, okay. Buon lavoro. Grazie, ciao. E un grazie mille ad Alessandro Di Battista. Vedete ragazzi, ce l'abbiamo fatta, è stato qualcosa di abbastanza tosto. Vediamo se adesso lo dice. Credo di sì comunque. Ovviamente comprende anche questo, che voi sapete che in questi giorni si analizzerà il DEF, che è il documento economico e finanziario. È quello che praticamente determinerà il futuro del nostro paese. Lì dentro ovviamente, ve la faccio molto semplice, si tratta delle entrate e delle uscite dello Stato, quindi le spese e in questo caso anche la tassazione, per indirizzare le politiche anche economiche dello Stato e capire dove dobbiamo andare. Ovviamente vengono analizzati le varie dimensioni dei saldi di bilancio, un po' per capire l'Italia dove deve andare, soprattutto nei confronti dei trattati europei. Ora, è ovvio che quello a cui tendiamo è quello di sgravare le imprese dal carico fiscale, ma soprattutto anche dare contemporaneamente qualcosa in più nelle tasche ai cittadini, cosa che in questo momento non è assolutamente prevista nel DEF, perché dobbiamo sottostare ai trattati europei che ci dicono che dobbiamo ridurre il debito pubblico, che adesso ci dicono che dovremo pagare da giugno in poi, se non mi sbaglio, la rata del famoso ESM, non so se l'avete sentito, che è un fondo che viene costituito per salvare gli altri paesi europei, tra cui potremmo essere anche noi, ok? Ma questo non farà altro che aggravare ancora di più il nostro debito pubblico. Ve la faccio breve. Noi siamo entrati nella commissione speciale e stiamo facendo presente da oltre un mese che noi vorremmo sederci a un tavolo europeo per, ora si dice battere i pugni, dice per rinegoziare, diremmo noi, i trattati europei che stanno spingendoci verso il declino. Sostanzialmente noi rischiamo di fare la fine di Cipro se le cose continuano ad andare avanti così. Fatto sta che da un mese che diciamo questo, la scorsa volta ci sono venuti dietro quasi tutti i gruppi politici. Nella commissione speciale ci sono sentiti dire da persone che anche loro vogliono sedersi a un tavolo per rivedere i trattati europei. Questo è un altro grande vantaggio, perché significa che sanno, è un'altra vittoria nostra, perché significa che abbiamo fatto la testa d'ariete e che molti ci stanno cominciando a venire dietro. Cose che loro hanno firmato un anno fa. E che se non ci fossimo stati noi non sarebbero mai andati in questa direzione. Sì, però ora sono stati rimessi in discussione. Devi riprendere in mano la proprietà della Banca d'Italia, se no non si lascia fuori. Allora prima una comunicazione in questo momento sulla cosa. Vi danno un abbraccio virtuale, ma anche insomma vero, 17.000 italiani. Dato quando facciamo le assemblee a Montecitorio facciamo un casino, la democrazia partecipata è un bordello, tutti che dico, poi alla fine però troviamo sempre una sintesi, però discutiamo animatamente, molto di più di adesso, anzi infatti davvero complimenti. E dato che quando qualcuno fa un intervento si fanno spesso degli applausi e questo toglie tempo e noi dobbiamo lavorare tantissimo, quindi anche gli applausi ci tolgono tempo, fare così è l'applauso muto, quindi è per questo. Però piace un botto, ragazzi. A Roma eppure ci stiamo quasi. Una cosa volevamo dirvi, al di là di quello che voterete che saranno affari vostri. Vabbè, magari. O magari qua c'è pure qualcuno del PD, giustamente se vergogna, però. Vergogna adesso! Ma se stai qua te devi vergognare, se lo vergogna l'altro. Allora vi dicevo, partecipate ai meetup romani e di tutta Italia. Fammi finire. Allora dovete partecipare ai meetup in tutti i municipi di Roma, si organizzano dei cittadini e iniziano a presentare i problemi territoriali e a dare delle soluzioni. Cioè il Movimento 5 Stelle, al di là di tante altre cose, nasce
come diciamo sempre, per due motivi principali. Il primo è per eliminare democraticamente gli intermediari, cioè coloro che esercitano un potere tra cittadini e istituzioni. Oggi con la rete non c'è più bisogno di intermediari. La seconda è aumentare il controllo popolare intorno al potere, quello che è mancato negli ultimi 20 anni, perché gli abbiamo fatto fare i cazzi loro senza controllo. Oggi, bravi, oggi questo controllo c'è. C'è dall'interno, ma ci deve essere anche dall'esterno. Noi siamo cittadini, però anche noi possiamo sbagliare. Per cui se voi aumentate il controllo popolare intorno al potere, quindi anche intorno a noi in questo momento che stiamo dentro, anche se tutto sto potere ancora non ce l'abbiamo, ancora, non faremo cazzate. Per cui davvero è importante partecipare, iniziare dai meetup. I meetup si stanno organizzando per fare un'enorme campagna elettorale alternativa, un porta a porta per le comunali di Roma e per mettere un sindaco, un cittadino sindaco in Campidoglio. E se Marcello Di Vito diventa sindaco, qua a Roma la cambiamo da così a così in 24 ore. Scusate, scusate, potreste fare questi incontri periodicamente? L'idea va bene, l'idea va bene.